Ma che la Carichi no, noi tifosi del calcio italiano, noi che siamo italiani no, non ci stanno a mettere scorna la roba che abbiamo visto sta partita, non ci stanno a mettere scorna, non ci stanno a rendere conto quanto fa schifo il calcio italiano, ci stanno a rendere conto quanto fa schifo, i tifosi del Parma, poi peggio, i tifosi del Parma non si mettono a scorna la squadra ridicola che tenono. Guarda, io preferisco perdere le partite a testa alta piuttosto che vincerle con questo schifo, che vincerle con il modo in cui hanno vinto questa partita, perché dopo questa partita non dovreste nemmeno avere il diritto di esultare perché siete stati vergognosi. E lo sai che vi auguro, dovete retrocedere in Serie B l'anno prossimo. Da questa partita in poi dovete iniziare a perderle tutte e dovete retrocedere in Serie B perché questo è meritate. E o prima che da passare un guai, ma un brutto guai, e chi l'homme merda culuseschi, che niente di meno, manco tempo sapia, Juventus già hanno insegnato come funziona il calcio italiano. Il problema, io non sono giocatore che sei etna a capo cazzo in dall'area rigore, il problema è tutto il sistema, perché i giocatori se si buttassero a capo di cazzo come hanno fatto i giocatori del Parma oggi in campo, in altri campionati li avrebbero ammoniti per simulazione, invece qua ci vanno a fuori gore senza nemmeno riovar. Che schifo, mettetevi scornata, passano guai tutto quanto, e il primo che non è degno di stare in quel campo insieme a chi l'homme è merda Kulusevski è chi l'arbitro è merda, carate due rigore, uno più ridicolo è nato, perché o prima era ancora più ridicolo. Prima non l'ha toccato proprio Mario Rui, ma poi secondo pure niente di meno, Kulusevski stava a fianco a Koulibaly, ha fatto che stai come settata Koulibaly non tocca. Mannaggia, Koulibaly non tocca proprio, no? Kill si butta per coprire Koulibaly. Cioè, no, io non so c'è anche Kill che ha fatto, ma sei stato solis. E il bello è che invece di ammonirlo e mandarlo a fanculo, l'hanno accontentato pure. E tra l'altro l'ha tirato pure lui il rigore, capì? Ha tirato pure lui e il karma, ovviamente. Chi ci crede nel karma? Chi ci crede nel karma è subito, perché se fosse esistito il karma l'avrebbe buttata in curva quella palla, perché quello si meritava, quel pezzo di merda, quel pezzo di merda, quello sporco. Non, io non ti voglio più vedere in mezzo al campo. Alla Juve devi fare la fine di Bernardeschi, anzi devi diventare il più scarso giocatore della Juventus, devi diventare il più scarso giocatore della Juventus, Kulusevski, perché a passano guai serio, Kulusevski. Perché ti accirano? Perché se non mi merda, se non mi merda, Koulibaly ti ha messo il palla in capo, ti ha messo il palla in capo quando si trasso, ne toccato un pallone, Koulibaly ti ha messo il palla in capo. E ringrazia là chi l'ho me merda l'arbitro, che più schifuse te, ringrazia, e più schifuse te. Sei vincuto sta partita 6 punti contro di noi all'andata, Stefano a piezza, e posso capire, tra l'altro là Zirischi scivolò con il contropiede, tra l'altro segna chi l'ho me merda, segna pure all'andata. Koulibaly si stava prendendo una vendetta bellissima, che cioè è rimasto in canna, secondo me il gol che ha fatto a causa sua, soprattutto perché era proprio quel gol. Si è fatto pure male, si stava prendendo una vendetta bellissima delle scivolate, tutte addosso a Kulusevski, spettacolare. Non ci ha fatto toccare la palla. Poi ovviamente c'è lo zampino di quel pezzo di merda dell'arbitro, che devi morire! Ah! Ma da muri tutto quanto! Ma da rutto cazzo! Che ci rubate tutte le partite! Ma da povero rutto cazzo!